Rieccoci con l'informazione di Marsala di Hermes TV sul canale 629 di Video Sicilia 2. Oggi è martedì 19 maggio 2015, si festeggia San Pietro di Morrone. Apriamo con delle notizie a carattere generale, ma che riguardano anche e soprattutto la nostra città. Stiamo parlando di formazione, il grande pasticcio di Crocetta. Ogni giorno emergono nuovi fatti che rendono ancora più chiari i tragici risultati della devastante politica del nulla del presidente Crocetta. In una terra che ha estremo bisogno di risorse, il governatore si è fatto sfuggire altri 112 milioni di euro, utili a rilanciare un settore importante in questi ultimi anni umiliato dalla politica di moralizzazione e di degradità millantata dagli esecutivi che a Palermo si sono succeduti. Sono rimaste solo macerie per la formazione. E Forza Italia ritorna oggi a chiedere al presidente Ardizzone l'immediata costituzione di una commissione d'inchiesta sulla formazione professionale in Sicilia. Enti virtuosi hanno dovuto chiudere i battenti, personale specializzato è stato licenziato, famiglie sono stragettate da un giorno all'altro sul lastrico. Tutto questo non può che rimanere impunito. Serve chiarezza, lo dichiara onorevole Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana. Arrivati ad oggi, non è dato sapere se e quando i collegamenti con l'aeroporto Vincenzo Florio inizierà e se sarà un collegamento effettuato giornalmente e in quale fasce orarie o quale percorso esso percorrerà e quante tappe sono fermate sul tale percorso. Sono questi i dubbi e le incertezze che imperano attorno al collegamento fra l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi e la città di Marsala. A sollevarli è il consigliere comunale Enzo Russo con una nota indirizzata al commissario straordinario del comune di Marsala e al presidente del consiglio comunale. Le incertezze e i dubbi non sapere imperano a Marsala. Così il consigliere si rivolge ai rappresentanti dell'amministrazione del consiglio sull'argomento, avanzando proposte sia sugli orari e sia sul percorso, nonché sulle relative fermate che sugli stalli nel rispetto delle leggi in materia vigenti all'interno dell'area aeroportuale ai nostri taxi. Constatato che sulla questione insiste un silenzio assoluto, scrive il consigliere Enzo Susso, da parte di coloro che dovrebbero assumersi precise e puntuali responsabilità, stante che i nostri operatori e la città tutta, l'aeroporto, sia utilizzato al meglio e fonte di ricchezza e quindi possibilità di fornire nuove forme occupazionali. Il consigliere Enzo Russo interroga il commissario straordinario e il presidente del consiglio su cosa pensano di fare e come intendono intervenire, anche alla luce di una riunione tenutasi martedì scorso presso la Camera di Commercio di Trapani per rispondere alle attese dei nostri concittadini. Entro quali tempi ritengono il commissario straordinario e il presidente del consiglio avviare il collegamento col Vincenzo Florio? E inoltre se hanno già una proposta complessiva per quando inizia il servizio. Inoltre, il consigliere comunale Enzo Russo, dichiarandosi disponibile per una fattiva e funzionale collaborazione, chiede un'urgente risposta scritta. Ricordiamo che Enzo Russo è uno, se forse, dei pochi che ha rinunciato a candidarsi alle prossime elezioni, quindi non si tratta di una speculazione politica, bensì si tratta di un intervento concreto, qual è nel suo stile quello di portare avanti le problematiche della città di Marsala e in modo particolare quelle legate all'aeroporto, questo gioiello che abbiamo a due passi dalla città e che purtroppo per volontà politiche del capoluogo, ex capoluogo di provincia di Trapani e del suo sindaco, vengono a penalizzare le istanze della città di Marsala. E cosa assai buffa è che i nostri amministratori non sono mai riusciti a farsi rispettare in tale contesto. Parliamo adesso di sanità, altri problemi, si parla ancora di riduzione di personale medico e infermieristico che mettono a rischio la sanità pubblica in Sicilia. Se è vero che la voce per beni e servizi ha raggiunto il 30% del bilancio sanitario, è lì che bisogna continuare a intervenire per ridurre la spesa sanitaria su cui pesa il personale. Il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e all'alt, dato la Corte dei Conti per quella a tempo determinato, rischia di mettere in ginocchio la sanità in Sicilia, perché non si sarebbero
non si salvaguarderebbero più i LEA di livelli assistenziali d'assistenza che devono essere garantiti a tutti i cittadini. Lo ha detto il direttore generale dell'ASP di Trapani, Fabrizio Nicola, nel corso della presentazione del rapporto OASI 2014, Osservatorio Aziende Sanitarie Italiane, di Jergans e SDA Bocconi, svoltosi al Civico di Palermo, i cui lavori sono stati aperti dall'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino. La Sicilia infatti ha perso dal 2006 al 2012 l'8% del personale sanitario a fronte dell'1,7% della media nazionale, passando così da 49.980 dipendenti a tempo indeterminato a 5.800 a termine e rispettivamente a da 45.750 a 4.500, dati in continua decrescita. È allarmante, ha proseguito un altro dato, quello dell'età media. In Sicilia siamo giunti all'età media dei medici, che supera i 55 anni di età, contro la media nazionale che i medici hanno come media 44 anni di età, come anche il personale infermieristico, con tutte le problematiche che questo comporta in termini di qualità delle prestazioni sanitarie offerte. Continuare così per il piano di rientro sarebbe un'ipocrisia non sostenibile, un'ipocrisia che ancora una volta si ripercuoterebbe sulle fasce più deboli, perché come tutti sappiamo chi ha i mezzi per potersi curare anche di fronte a una sanità carente pubblica, c'è sempre una sanità pubblica o una sanità privata che può fuorviare, o vi sono anche i viaggi in altre città, cosa che non può fare purtroppo l'utente debole che rischia di non essere curato per come si dovrebbe. Dopo ben due revoche, entrambe per insufficienza di attrezzature e mezzi richiesti dal capitolato d'appalto, sia per la prima che per la seconda impresa provvisoriamente aggiudicataria, è stato oggi avviato il servizio di pulizia delle spiagge libere di Marsala. Il settore servizi pubblici locali, diretto dall'ingegner Francesco Patti, ha affidato l'appalto biennale alla terza ditta inglobatoria, la Ecological Service di Marsala, di Gioacchino Robino, che aveva offerto un ribasso del 21% sull'importo a base d'asta di poco più di 200.000 euro. Questa prima fase degli interventi sarà dedicata alla rimozione della posidonia spiaggiata e alla raccolta dei rifiuti, nonché alla collocazione di cestini, segnaletti a balneare e tabelle indicanti gli accessi al mare. Al prossimo mese invece si avvierà la pulizia quotidiana nel versante nord e sud che terminerà il 30 settembre prossimo. Secondo il progetto predisposto dai tecnici comunali, l'architetto Stefano Pipitone e il giovane Fabrizio Giacomarro, la ditta aggiudicataria dovrà pure realizzare quattro mini isole ecologiche al servizio dei bagnanti per la raccolta dei rifiuti differenziati. E parliamo ancora di un'altra interrogazione, sempre a firma del consigliere comunale Enzo Russo del PD, che si rivolge al commissario straordinario del comune di Marsala e al presidente del consiglio della stessa città per sollecitare interventi a favore dell'ex castello che ospitava il carcere di Marsala e dell'area sottostante il fossato punico che potrebbero essere resi fruibili alla città e ai turisti, venendosi a creare un bellissimo polmone verde proprio nel centro della città. Più volte il consigliere è intervenuto per evidenziare che la nostra città, tra le sue bellezze di interesse storico e monumentale, annovera il castello risalente probabilmente al XII secolo, destinato a molti anni a penitenziario cittadino. Considerato che tempo fa, per volontà del governo nazionale, sarebbe stata dichiarata idonea detta struttura, che è stata chiusa, unica realtà in Sicilia, il personale dei detenuti trasferiti altrove, considerato che ad oggi il rischio è che questa struttura, col passare degli anni e il venir meno degli indispensabili interventi manutentivi, possa andare in rovina, viste anche le dichiarazioni di recente rese dal ministro competente, con cui ha dato la propria disponibilità affinché la struttura di pregio storico e culturale o ambientale venisse affidata ai comuni su cui territorio rientrano al fine di mantenerla e conservarla. Il consigliere comunale Enzo Russo propone al commissario straordinario e al presidente del consiglio comunale di Marsala una formale richiesta da inoltrare al ministero competente, mirata a ottenere l'affidamento del castello e del relativo fossato, che è continuità con il fossato di proprietà comunale di via Giulianco Mattei,
formano un unicum nel tessuto storico ambientale della città di Marsala di straordinario interesse culturale e paesaggistico. Ecco, questa sarebbe anche un'altra bella iniziativa che in questo comune potrebbe essere portata avanti non solo per turisti, ma anche per i cittadini che magari potrebbero avere un'area idonea dove fare footing al posto di farlo lungo le strade o sui marciapiedi con gravi danni che si ripercuotono poi sugli arti e sui muscoli. Pubblicato l'elenco degli anziani, in totale 111, utilmente collocati nella graduatoria valida per lo svolgimento delle attività integrative, 62.000 euro di impegno di spesa. A seguito dell'avviso pubblico, il Comune di Marsala ha acquisito le richieste pervenute dai restanti, dai residenti in possesso dei requisiti, tra cui quello di età di 60 anni se uomini e 55 anni per le donne. I criteri di ammissione previsto nel regolamento comunale hanno tenuto conto, oltre al reddito, anche dello stato di solitudine e della composizione del nucleo familiare d'anziano, come previsto dal bando. Saranno i primi 98 ad essere ammessi al servizio, mentre i successivi 13 subentreranno in caso di eventuali rinunce. Il settore servizi alla famiglia, diretto da Antonia Zerilli, comunica che il gruppo più numeroso di anziani sarà impiegato nel servizio di vigilanza scolastica a partire dal 1° di settembre prossimo, con l'avvio dell'attività didattica. A fine mese, invece, sono una ventina gli anziani che svolgeranno lavoro integrativo nei siti comunali di biblioteca, convento del Carmine e centro di Sappusi, nonché presso la casa di riposo Giovanni XXIII. L'elenco degli ammessi al servizio con determine 1400-2015 è pubblicato online e all'albo pretorio del Comune di Marsala. E apriamo la pagina politica, la pagina della campagna elettorale e di questi fermenti che sono in corso. Una campagna elettorale senza confronti tra i candidati a sindaco è penalizzante per la cittadinanza. Gli elettori hanno il diritto di conoscere le idee e i progetti di chi si propone alla guida della città per i prossimi 5 anni. Purtroppo questa campagna elettorale a Marsala è orfana di questo confronto. Di Girolamo e Grillo hanno fatto orecchie da mercante all'invito rivolto al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Antonio Angileri la scorsa settimana e continuano nell'infantile scambio di reciproche accuse. I motivi di questa mancanza di confronto potrebbero essere molteplici, ma vogliamo pensare che il principale sia quello della povertà dei programmi dei candidati a primi cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha preparato un programma reale a misura della città di Marsala, costruito sull'esperienza degli ultimi 3 anni di attività. Nel programma del Movimento 5 Stelle sono previste radicali misure di taglio agli sprechi a partire dagli emolumenti degli amministratori. Questa misura comporterebbe l'accumulo di circa 1.750.000 euro in 5 anni che saranno impiegati in servizi sociali per i marsalesi, molto più di quanto si possa spendere per una campagna elettorale. Quindi rinnoviamo l'invito sia agli organi di informazione che agli altri candidati di stimolare e organizzare un leale confronto tra i candidati e sindaco sui rispettivi punti programmatici. Solo così questa campagna elettorale assumerebbe un ruolo determinante nella scelta per il quale i cittadini sono chiamati il 31 maggio e il 1 giugno. È un documento questo che porta la firma dell'addetto stampa all'ARS del Movimento 5 Stelle. Ecco, anche la nostra emittente rivolge ai 4 candidati in lizza per la prima poltrona di Marsala a venire ai nostri studi per un confronto fra essi su progetti, idee, progettualità e quanto altro possono portare a conoscenza della cittadinanza prima del voto. Quindi la nostra emittente, rivolgiamo l'appello, è disponibile a ospitare tutti e 4 i candidati per un confronto libero e democratico da poter così diffondere alla città di Marsala e ai suoi cittadini. Ieri sera le nostre troupe hanno seguito da vicino l'incontro sulla progettualità per i beni culturali a Marsala che si è tenuto al comitato elettorale di Via dei Mille del candidato sindaco Alberto Di Girolamo. Ai nostri microfoni, oltre al candidato sindaco, anche l'assessore regionale Purpura ai beni culturali. Il servizio. Assessore, oggi a Marsala per fare una progettualità per quanto riguarda i beni culturali, siamo nella parte forse una delle più belle della Sicilia che esprime storia dei diversi millenni.
Oltre a questo, che vi è noto, quindi è noto a tutti, è noto al sindaco, al candidato sindaco, e io credo che questo sia un territorio nel quale la combinazione fra turismo, cultura e industria agroalimentare e attività connesse sia una delle più felici. È un territorio che ha grande accessibilità ai propri siti, cioè sono tutte le condizioni per le quali un governo locale che funzioni in sinergia con quello regionale può fare veramente la differenza e fare il salto che questa terra aspetta da molto tempo. Quali sinergie si possono instaurare fra il suo assessorato e Alberto Di Girolamo, sindaco di Marsala, dopo il 1 giugno? Guardi, una politica di valorizzazione del territorio che veda protagonista il comune, perché ha la vicinanza con le problematiche, con le opportunità, con il potenziale di sviluppo. Una sinergia con Marsala, perché noi abbiamo candidato Mozzi e tutto il territorio circostante. Stiamo candidando al sito UNESCO e quindi abbiamo il bisogno fondamentale di avere un rapporto costante con le realtà locali per attrezzare il territorio a valorizzare e a rendere credibile da un lato e a valorizzare poi la potenzialità del sito UNESCO. Candidato sindaco, ogni suo progetto è avallato dalla presenza di un rappresentante del governo che ne attesta la fattibilità. Vabbè, l'importanza è questa, come ho sempre detto, da solo non si va da nessuna parte, quindi l'importanza è fare filiera giusta, l'amministrazione comunale, il consiglio comunale con il governo regionale e il governo nazionale. Questa dimostrazione noi facciamo fatta e gli altri fanno chiacchiere. Che importanza riveste il bene culturale nel suo programma? Ma è fondamentale, voi avete visto il programma fatto già in tempi non sospetti con tutti gli esperti che ci sono in questa nostra città, perché naturalmente il turismo vive di offerta culturale e quindi noi abbiamo delle cose bellissime, il parco archeologico, il museo Oribeo, Mozia, Palazzo Grignano e tante altre, tutti questi messi in rete, anche con il parco che c'è a Selenunte, tutto questo messo in rete può significare che i turisti arrivano, si fermano e creano occasione di lavoro in questa benedetta città. Ultima domanda, assessore, il dottore Di Girolamo ha evidenziato l'assurdità che 3 persone non basta a tenere aperta una sola sala museale, ci riferiamo alla nave punica che rimane chiusa la domenica. Guardi, fa rabbia anche a me quando rigidità sindacali incomprensibili rendono possibili questi risultati, il danno non viene fatto sul direttore del museo o sull'assessore, ma sugli stessi lavoratori, perché occorre capire che la disponibilità a lavorare in squadra che per valorizzare un sito è nell'interesse degli stessi lavoratori, perché non c'è futuro se non c'è collaborazione. Allora noi stiamo avviando un negoziato col sindacato esattamente in questa cornice, una logica di cooperazione, di flessibilità, perché il futuro ce lo stiamo giocando tutti su questo. Eccoci tornati in studio, diamo lettura degli appuntamenti odierni dal candidato Di Girolamo, per come ci è giunto per via email. Alle 18 di oggi incontro i cittadini del versante nord, alle 19 nella sala ricevimenti Harmony e con Vito Cimiotta, candidato al consiglio comunale con il PD, e con Piero Brugnone. Alle 20 incontra in via Roma i cittadini insieme all'ingegnere Fardella, alle 21 incontra Sasatti i cittadini insieme al candidato al consiglio comunale con il PD Calogero Ferreri, alle 21.30 incontrerà a Terrenove Bambina di fronte alle cantine Alcesti con Alessandro Coppola, candidato al Consiglio Comunale, la lista Una Voce per Marsala. Alle 22.30 si inaugurerà nel comitato elettorale di Gaspar Lentini, candidato al Consiglio Comunale, con la lista Democratici per Marsala in via Trapani di fronte al Bar Oasi. Questi, ripetiamo, che sono gli appuntamenti odierni dal candidato Di Girolamo. Sempre ieri una bella e importante manifestazione elettorale si è tenuta accanto al comitato elettorale del candidato sindaco Grillo. Stiamo parlando della manifestazione di Oltre Colori e della presentazione della candidatura dei candidati Elisa Di Causi e Martinico. Ma vediamo i dettagli nel servizio che abbiamo realizzato. Apertura campagna elettorale per Elisa Di Causi, comitato pieno, lista Oltre i Colori. Con quale spirito una ragazza giovane si appresta a fare politica e scende in campo per un consiglio comunale? Una ragazza della mia età, ho 28 anni, si è appresa a scendere in campo politico per cercare un attimino di cambiare quella che è la situazione attuale. Marsala ha bisogno di essere svecchiata, Marsala ha bisogno di essere depurata. Quindi una ragazza si accinge a fare questo per cambiare un attimo le cose e per dare un attimino di credibilità alla politica, perché la sta perdendo. Tony Schill, vedo che sei impegnato a Mietuva a supporto di questa campagna elettorale di Oltre i Colori, quindi il mondo della pesca è in prima linea.
Assolutamente sì, la pesca rappresenta per la nostra comunità un polmone economico vitale, quindi bisogna guardare con molta attenzione a questo settore. È una campagna elettorale complicata, riguarda una città strategica quale Marsala, dobbiamo tutti lavorare affinché questa città possa davvero raggiungere gli obiettivi che essa merita. Oltre ai colori, perché questa scelta? Oltre ai colori, lista civica che va oltre quelle che sono le ideologie partitiche, che vuole un attimino mandare oltre quelli che sono i capisaldi adesso che dobbiamo un attimino scrollare. Oltre colori, però ricordiamo che all'interno della lista oltre colori c'è un piccolo simbolo che supporta il nostro progetto, il simbolo di cantiere popolare. Questo simbolo che nasce, che come adesso vi spiegherà Toni, da una scelta politica ben precisa. Ecco, cantiere popolare, tra l'altro tu sei stato anche deputato regionale e il tuo ultimo impegno anche da non deputato è stato quello di dare la mano al mondo del tonno marsalese. Sì, è importante, ripeto, la pesca per la Sicilia, ma per la nostra provincia, per Mazara e per Marsala, per quanto concerne la pesca al tonno rosso e al pesce spada, è assolutamente vitale. E quindi bisogna difenderla, bisogna sicuramente saper parlare bene con la regione e con il governo centrale affinché il sistema del palangaro venga davvero difesa rispetto ad altri sistemi di pesca. E appoggiamo il progetto civico di Massimo Grillo, perché è un momento in cui la politica soffre ed è in difficoltà ed è giusto proporre un progetto assolutamente civico, ma è altrettanto vero che poi comunque vinte le elezioni bisogna amministrare, per amministrare bene bisogna avere i giusti collegamenti con la regione siciliana, con il governo centrale, perché no, o meglio soprattutto con Bruxelles, ecco che quindi serve la politica, ecco perché il cantiere popolare, che è quel simbolo che voi sapete è confluito in Forza Italia, e quindi ci sono i giusti agganci per poi poter fare sì che tutto ciò che noi stiamo progettando in campagna elettorale poi concretamente lo possiamo realizzare. Elisa, discendente della famiglia di armatori di Causi, oltre che di pesca, una volta eletta, di cosa ti occuperai? Io mi occuperò un attimino di sviluppare quelli che sono i progetti che sono stati presentati da Massimo, progetti in cui credo fermamente. Continuiamo ancora, scusate il gioco di parole, a parlare di campagna elettorale e di informazione elettorale. Diamo lettura di un comunicato giuntoci da Vito Armato della lista Noi con Salvini, dal quale si legge testuale: trovo poco serio il tentativo di confondere gli elettori al solo fine di screditare i propri diretti avversari. Questa affermazione di Vito Armato, candidato di Noi con Salvini, unico e solo al centrodestra in questa campagna elettorale. La replica va a chi si definisce uomo di partito come Alberto Di Girolamo, ma confonde i cittadini con informazioni che non rispondono alla verità, dal momento che in questi giorni si è assistito alla passerella di assessori regionali di riferimento ad un governo di centrosinistra con Crocetta venuti a Marsala per Grillo e Di Girolamo. Sarebbe più opportuno affermare la verità che vede la loro collocazione nella stessa compagine politica, dichiara Armato. A meno di 2 settimane dal voto sarebbe molto più responsabile parlare di programmi per la città e confrontarsi pubblicamente in piazza affinché i cittadini scelgano il sindaco che li rispecchia al meglio. Armato rilancia l'invito agli altri 3 candidati per un confronto a faccia a faccia e ci trova anche noi disponibili a questo confronto. Speriamo che abbiano il coraggio di confrontarsi tutti e 4 una sola volta insieme. E parliamo ancora di elezioni di campagna elettorale. E ieri sera si è tenuta sempre a Marsala un incontro per quanto riguarda l'apertura della campagna elettorale di Luigi Vinci e Fanny Montalto, alla presenza del senatore D'Alì e dell'onorevole Lo Curto. Ma vediamo i dettagli nel servizio realizzato. Apertura al comitato elettorale Vinci Montalto, ecco, una new entry in politica, dopo lo sport adesso anche la politica. Ma io direi fondamentalmente che è una coppiata vincente, perché mi sono alleata a una persona, come dice qualcuno, per bene sul vero senso della parola, una donna che sa di politica perché l'ha vissuta nella famiglia. Per cui penso che dovrebbe essere un'accoppiata, anzi sono sicuro che sarà un'accoppiata vincente, e sono sicuro che faremmo bene noi, ma fondamentalmente faremmo bene per la città di Marsala tutti, alla quale abbiamo al cuore, sia io che Fanny.
Fanny Mondalto, un ritorno in politica? Sì, un ritorno in politica, mi auguro a sostegno di questo progetto di Massimo Grillo, che sicuramente porterà avanti quello di cui Marsala ha bisogno, cioè ha bisogno Marsala di ritornare a vivere una vita, la normalità, quello che manca da tempo, cioè Marsala ormai è veramente manca di dell'essenziale, dei servizi, e io credo che senza grossi progetti riusciremo soprattutto con, come diceva Luigi, nell'intento, perché lui per le sue esperienze così di imprenditore, che ha progettato anche la sua azienda, e l'esperienza a maggior ragione nel Marsala Calcio, io per la mia insomma ho già vissuto la politica direttamente e anche indirettamente attraverso mio marito, che è stato anche sindaco di questa città. Un grande bagno di folla, molti sostenitori questa sera, questa apertura di comitato elettorale, questa coppia Vinci-Fanny Mondalto pare che sia una coppia che potrebbe dare dei buoni risultati alla lista assieme ad altri, si pensa di 4, 5, 6 al prossimo consiglio comunale. Ma certamente abbiamo giocato una partita per vincerla, per farla vincere intanto a Massimo Grillo, che sicuramente rappresenta un uomo di esperienza, che ha tanta competenza e soprattutto ha le idee chiare per governare una città in un momento difficile come quello che Marsala sta attraversando insieme a tanti altri comuni in Italia. 5 idee fondamentali, 5 progetti e l'ordinario invece di cui si dovranno occupare gli assessori. Mi sembra un buon metodo, un metodo tra l'altro che trova anche le forze politiche che sostengono Grillo molto, molto condiviso e molto condivisibile. Senatore D'Arì, perché votare Forza Marsala alle prossime amministrative a Marsala? Beh, perché è una garanzia di collegamenti politici importanti a sostegno di un progetto civico che è quello di Massimo Grillo, ma con la forza delle idee liberali che sono la base della nostra avventura politica. Meno tasse sulla casa, sui rifiuti, sull'acqua, sull'agricoltura, più servizi, più turismo, più lavoro, più impresa. Quindi questi sono motivi forti per cui Forza Marsala, con una parterre di candidati importanti, si impone all'attenzione dei cittadini. Eccoci ancora in studio, cordiale incontro ieri mattina al Palazzo dei Pubblici Uffici a Marsala fra Massimo Grillo, candidato a sindaco di Marsala, e il commissario straordinario del Comune Giovanni Bologna, presenti diversi assessori designati, nonché alcuni dirigenti comunali. Altro tema oggetto della riunione è stato il piano regolatore generale, strumento fondamentale e indispensabile secondo il candidato a sindaco e i suoi collaboratori per promuovere lo sviluppo del territorio. Sono state affrontate nel corso dell'incontro anche due importanti temi riguardanti Marsala, città moderna e la tutela del terzo settore. Nel corso della riunione, svoltasi in un clima disteso e collaborativo nel pieno rispetto delle parti, si è anche discusso di argomenti di carattere socio-assistenziale, di organizzazione della macchina burocratica e amministrativa del comune e di sviluppo del porto. Rimanendo in tema, ieri sera abbiamo ascoltato Massimo Grillo in un'intervista assieme all'assessore De Vita, che avevano appena lasciato i locali dove si è tenuto un incontro della lista Forza Marsala. Vediamo il servizio. Campagna elettorale è ancora molto accesa, battibecchi anche a mezzo di comunicati stampa, ma vedo che il consenso è attorno a te, cresce anche stasera, un bagno di folla qui al comitato elettorale di Fanny Mondalto e Vinci. Sì, io non mi soffermo sulla polemica, a me non interessa. Preferirei semmai i confronti televisivi che il mio candidato preferisce fare a distanza, il candidato di diretto avversario preferisce fare a distanza. Io credo che l'abilità bisogna dimostrarla presentando progetti, confrontandosi, parlandone e facendosi conoscere dai cittadini. È come tirare il sasso nello stagno e poi scappare, avere timore e paura. Io credo che la cosa più importante, se c'è da dire qualcosa, di dircelo direttamente sul piano della politica, del garbo, dello stile, mai scendendo su fatti personali. Io questa è la campagna elettorale che voglio fare, e attorno ai progetti, alla capacità di ritrovare l'idealità dell'impegno, della motivazione politica su come amministrare la città, su queste cose sono pronto a qualsiasi tipo di discussione, di confronto. Tutto il resto lo lascio cadere e scivolare. Assessore designato da Forza Italia oggi qui a questa inaugurazione, ecco com'è questo suo ingresso in politica, anche lei imprenditrice come Luigi Vinci?
E infatti io non ho mai fatto politica in passato, ho accettato con orgoglio questo invito perché penso di aver maturato delle esperienze che mi consentiranno di svolgere il mio ruolo di assessore con professionalità e serietà insieme ad altrettanto professionisti e imprenditori. E ho condiviso tutti i punti previsti dal programma di Massimo Grillo che, se realizzati, faranno la differenza in termini di rilancio dell'economia, della cultura e del turismo. Mi sento responsabile per ciascun cittadino, quindi farò il mio lavoro con concretezza, puntualità e competenza. Luigi Vinci, un'altra imprenditrice, lei da assessore e tu da consigliere comunale, ecco, insieme come interagirete per il bene di Marsala? Ma sicuramente assieme, con la forza, la tenacia e fondamentalmente con l'aiuto, perché Massimo Grillo è il vero valore aggiunto di questa campagna elettorale, e con il suo saper fare, con la sua esperienza, sicuramente Marsala potrà avere un risveglio economico, politico, un risveglio culturale. Questo se l'assessore che è un'imprenditrice, io che sono un imprenditore, Fanni che è una donna di politica, dico, abbiamo fatto una bella squadra, quindi tutti assieme sicuramente daremo il nostro contributo, e questo contributo varrà ed è fondamentale per lo sviluppo della città. Ed eccoci in chiusura a quanto riguarda gli appuntamenti elettorali, ricordiamo quelli dell'onorevole Massimo Grillo, che questa sera sarà impegnato tra gli altri incontri nel centro storico della città e al mercatino nei pressi dello stadio municipale in mattinata, dove ha incontrato commercianti e cittadini che affrontano il mercato settimanale. Nel pomeriggio si trasferirà nel popoloso quartiere di Strasatti e in serata alle 22 parteciperà a un incontro con i giovani presso il ristorante Bucanieri di Marsala. Si è concluso il progetto Alternanza Scuola-Lavoro e Impresa Sociale al liceo statale Pascasio di Marsala, diretto da Anna Maria Angeleri. Il progetto, che ha coinvolto le quarte classi del liceo Scienze Umane e quelle del liceo Economico Sociale, è stato coordinato dall'insegnante Antonella Ballatore. In particolare, gli studenti sono stati coinvolti nella realizzazione di due laboratori: un laboratorio di comunicazione con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee attraverso esperienze ed emozioni di un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresa la musica, le arti, lo spettacolo, la letteratura e le arti visive. In particolare i ragazzi sono stati impegnati in diverse attività acquisite ad acquisire le competenze tecniche per la gestione della comunicazione d'impresa, migliorando le proprie abilità anche nel campo di nuove tecnologie informatiche. I ragazzi, divisi in mini imprese, sono riusciti durante tutto il laboratorio ad ideare e progettare e realizzare un video promozionale di prodotti vinicoli. Il laboratorio è servito a sperimentare la nuova strategia di comunicazione sul social network e acquisire le competenze teoriche nei principali processi di comunicazione. Infine, l'altro laboratorio, quello di impresa, volto alla promozione di tecniche imprenditoriali, dando ampio spazio alla creatività per avvicinare gli studenti al mondo dell'impresa attraverso un'esperienza diretta. Evadere dal mondo di internet e da tanti social network che anestetizzano le nostre vite per riscoprire i veri valori umani. Sono queste le parole con le quali la giovane scrittrice della nostra provincia apre il libro di una lettura fresca in una forma spigliata e coinvolgente. Stiamo parlando di Emanuela Vullo, classe 1999, studentessa del liceo classico Simenisi di Trapani. Nel 2010 ha vinto il concorso nazionale di poesia Liborio Giuffre con la poesia Coriandolo di luce sul tema della disabilità. Nel maggio del 2012 ha partecipato al concorso scolastico sempre sul problema della disabilità, classificandosi con Gli agenti della CSB da in stampa, il primo romanzo di una trilogia. Il secondo volume è già in stesura. Emanuela Vullo ci regala un romanzo che racconta la vita di sette ragazzi che vivono le situazioni all'insegna della collaborazione e dell'amicizia in un'ambientazione che risponde a paesaggi geografici diversi descritti in maniera realistica e accurata. È una lettura, la chiave di volta che permette a Emanuela di evadere dal mondo della rete che con gli agenti della CSB
e a Letti Editore, 188 pagine, 14 euro il costo del libro, cerca di far sviluppare al lettore uno spirito avventuriero pieno d'azione, di adrenalina e tensione per sfociare nei sentimenti di amicizia e amore che fanno da collante ai capitoli del romanzo. Da ammirare come una ragazzina di appena 15 anni è in grado di scrivere un libro così bello, avventuroso, per evadere dalla rete, dal cibernet, dal network e dai social network. Per questa edizione è tutto, vi rimandiamo alle prossime, grazie per averci seguito.